Sono ristoratore dal 1988, mio nonno lo era dal 1934. Il mio motivo di orgoglio principale è quello di aver aiutato contadini, allevatori, agricoltori, produttori di vino della mia vallata e delle vallate limitrofe a crescere nel corso degli anni con un percorso condiviso, un percorso che ci ha visti fianco a fianco a creare prodotti, produzioni, animali allevati in un certo modo e prodotti agricoli coltivati in un certo modo, non più intensivo ma di alta qualità e con un'idea principe della sostenibilità. Con questi prodotti abbiamo creato dei piatti che pur conservando e anzi implementando i sapori classici della nostra zona, facendoli anche sentire molto più intensamente rispetto a prima, hanno fatto sì che si venissero a creare dei nuovi piatti, dei nuovi abbinamenti, dei nuovi accostamenti di materie prime locali che hanno creato appunto probabilmente i piatti classici di un futuro abbastanza vicino. Una cosa interessante di tutto questo è che le loro attività, oltre che la mia, sono cresciute nel tempo. Sono contento di averli aiutati a crearsi un giro di clienti privati, di aver aiutato ad incontrare i miei colleghi ristoratori e nel tempo a far diventare le loro aziende indipendenti e autosostenibili in un mercato sempre più difficile.